siti dell'UNESCO stanno tenendo ad Assisi il loro salone mondiale, il WTE, 3 giorni di esposizioni, seminari e incontri, un'occasione fuori dall'ordinario per promuovere l'Umbria turistica su scala planetaria. E noi stiamo seguendo questo avvenimento con Vicky Ciorci, alla quale cedo subito la linea. Sì, buonasera. Arrivano da Francia, Germania, Spagna, Stati Uniti e Giappone gli espositori presenti qui al Salone Mondiale del Turismo, qui a Santa Maria degli Angeli, terza edizione della manifestazione. Workshop, incontri, dibattiti, scambi commerciali nei locali del Teatro Lyric, ma anche del Pale 20, dove ci troviamo, struttura di archeologia industriale in recupero proprio in questi mesi. Una fiera, ma anche una borsa del turismo dedicata ai siti UNESCO. E sono 47 quelli italiani, 3 gli umbri, Assisi e luoghi francescani, Spoleto, Campello sul Friturno per le tracce dei Longobardi. Nella tentative list però ce ne sono altri che aspettano di diventare patrimonio dell'umanità: Orvieto, la Valnerina, ma c'è anche Perugia, città etrusca, la foresta fossile di Dunaroba, e come beni immateriali i cieli di Gubbio, il Calendimaggio di Assisi, la Quintana di Foligno. Ma sui numeri e sugli obiettivi di questa manifestazione sentiamo Claudio Ricci, sindaco di Assisi e presidente dell'Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale. In questi giorni si incontrano ad Assisi 100 siti patrimonio di tutta l'umanità provenienti da tutto il mondo, con 150 fra tour operator e buyer. L'obiettivo è quello di configurare pacchetti turistici legati al turismo armonico delle esperienze e delle emozioni. Un turismo che in Umbria soffre ma tiene grazie alla presenza degli stranieri, così ci ha detto l'assessore regionale al turismo Fabrizio Bracco. Qui ci sono rappresentanti del governo cinese che sono arrivati per un progetto di cooperazione internazionale col nostro Ministero dell'Ambiente, ma c'è anche chi arriva dall'Emilia Romagna colpita dal sisma e che prova a rialzarsi, anche dalla Romania con le sue fortezze della Transilvania e il delta del Danubio. Allora sentiamo queste voci raccolte in giro per gli stand. Quello che ci interessa, essendo qui in questo territorio dell'Umbria, è anche sviluppare rapporti specifici con quelle buone pratiche che questa regione ha saputo mettere in atto all'interno dei progetti di protezione ambientale e anche culturale. Un'occasione ottima per ripartire, per dire che il terremoto c'è stato, ma noi siamo ripartiti e quindi siamo pronti per riaccogliere nuovi turisti, perché le città ci sono. Qualche bella idea di viaggio, qualche scoperta tra gli stand? Beh, insomma, io adesso qui parliamo di monumenti e di cose eccezionali, però è chiaro che in Italia, insomma, l'imbarazzo della scelta. Il nostro compito qua è di far capire agli italiani che anche la Romania c'ha tanti tesori protetti e non dall'UNESCO, che valgono la pena essere conosciuti e anche visitati. Quest'anno primo appuntamento con le giornate mondiali della dieta mediterranea, si punta sulla promozione dei prodotti agroalimentari ed è stato presentato qui Medinet, network scientifico della dieta mediterranea, fondato tra gli altri da Università di Perugia e da quella dei sapori, perché insomma mangiare bene può anche essere un volano per l'economia di un territorio e di un intero paese. Noi domani daremo spazio anche alla parte più culinaria, più gastronomica della fiera, con degustazioni e cooking show. Per il momento da qui è tutto, linea allo studio.